benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Quest'oggi iniziamo parlando del bilancio dell'ultimo anno di attività del Consiglio regionale che è stato riepilogato in un volume presentato proprio in Palazzo del Pegaso dal Presidente dell'Assemblea Legislativa Toscana. È stato un anno difficile, eventi alluvionali, tanti purtroppo hanno sconvolto la nostra regione provocando anche diversi morti. È stato un anno difficile anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Pensate quanto è accaduto in via Mariti, ci porta a porci tante domande e a cercare tante risposte. È stato un anno che ha visto purtroppo nella nostra comunità perdere una di quelle persone che ci sanno dire cos'è la buona politica, Massimiliano Pescini. Se n'è andato un amico prima ancora che un collega. Massimiliano rappresentava davvero la politica, quella bella, quella fatta nei territori, quella fatta di ascolto, di confronto, e ne sentiamo tutti la mancanza, ma allo stesso tempo viviamo, come dire, il suo esempio come esempio di impegno nelle istituzioni. Abbiamo voluto dedicare quest'anno di mandato proprio a lui. Il presidente Antonio Mazzeo ha introdotto con queste parole la presentazione del volume Un anno di consiglio che racconta il percorso dell'Assemblea Legislativa Toscana nei 4 anni di legislatura trascorsi. Ha investito 8 milioni e 400 mila euro derivanti dai risparmi e dai tagli ai costi della politica in politiche e progetti rivolti alle giovani generazioni, nella sensibilizzazione sui temi della memoria per gli 80 anni della liberazione e nel sostegno e nella promozione delle start-up toscane attraverso il progetto Casa Toscana. Ringrazio tutto l'ufficio di presidenza, ringrazio tutti i capigruppo, tutte le forze politiche, le colleghe e i colleghi consiglieri regionali. C'è un numero che io voglio sottolineare: 95% di presenze, un numero elevatissimo anche se paragonato ad altri consiglieri regionali. Io in ognuno di loro vedo l'impegno senza distinzione tra maggioranza e minoranza per le proprie comunità, l'attenzione agli altri. La festa della Toscana dello scorso anno abbiamo dedicato a Don Lorenzo Milani. In quella I Care, in quel prendersi cura degli altri, ci sta esattamente l'impegno delle colleghe e dei colleghi consiglieri regionali, a cui va il mio grazie più sentito, anche per come sono state affrontate le questioni più complesse. Anche nelle differenze tra maggioranza e opposizione c'è stato un rispetto reciproco che è anche esempio di come ci si impegna. E poi noi questo anno lo abbiamo voluto fare, diciamo, sviluppare tenendo insieme la memoria con il futuro. Il presidente Mattarella ci ha onorato il 25 di aprile della sua presenza a Civitella Valdichiana, ci ha detto che non c'è futuro senza memoria, e allora il finanziamento per le iniziative sugli 80 anni della liberazione, le stragi nazifasciste e poi tutta la sfida del disegnare la Toscana del domani, Toscana 2050, Casa Toscana a San Francisco, il sostegno alle start-up, insomma, innovazione e tradizione che si tengono insieme, e questa è la sfida e la strada da portare avanti. Manca un anno alla fine della legislatura e io mi auguro, ed è questo quello che chiedo alle colleghe e colleghi, di continuare anche in quest'ultimo anno a lavorare così, seppur nelle differenze, pensando sempre alle cittadine e ai cittadini toscani. E nelle ultime sedute dell'Assemblea Toscana un tema di grande dibattito è stato quello relativo a Fidi Toscana, ovvero la partecipata regionale che ha visto proprio una comunicazione dell'assessore toscano all'economia Leonardo Marras, che ha voluto fare il punto sulla situazione attuale e sui progetti per il futuro. Il 50° anniversario di Fidi sarà un momento di rilancio per la società e sarà fortemente sostenuto dalla Toscana. Ci sono tutti gli spazi perché questo possa avvenire, come ha concordato il Consiglio regionale, che lavorerà su un atto da votare unanimemente. Lo ha affermato l'assessore regionale all'economia Leonardo Marras dopo la sua comunicazione nell'aula di Palazzo del Pegaso sul futuro della partecipata regionale. Purtroppo le manifestazioni di interesse che sono state fatte per Fidi Toscana non hanno ad oggi evidenziato dei partner idonei o comunque interessati per il loro ingresso. Allora noi
pensiamo, in accordo e a sostegno dell'assessore, che questa strategia comunque vada avanti con il rafforzamento ulteriore di Sviluppo Toscana come agenzia complessiva per quanto riguarda il sostegno all'economia della nostra regione, con SICI che possa appunto diventare, come dire, una società in house dedicata soprattutto alla finanza innovativa, all'attrazione di investimenti, e continuare a questo punto, riprendendo una strategia di rilancio di Fidi Toscana anche in virtù dei nuovi campi operativi individuati, magari per renderla maggiormente attrattiva nei confronti anche di altri partner. Fidi Toscana rappresenta il più grande fallimento della giunta Gianni, cioè il tutto e il contrario di tutti. Gianni nel 2020 si candidò dicendo che avrebbe voluto comprare le quote non di proprietà della regione di Fidi Toscana per farne una finanziaria regionale, idea a nostro punto di vista corretto. È finito per mettere in vendita le quote di proprietà della regione Toscana, quindi facendo l'esatto contrario. Adesso si ritorna sui propri passi un'altra volta. Insomma, questa maggioranza ha esaurito il proprio ruolo di governo della regione, sballottandosi da una parte all'altra. Vedete, quando parliamo di queste cose sembrano diciamo neutre rispetto al contesto. In realtà non è così. Il governo Meloni interviene, stanzia i soldi per rifinanziare la cassa integrazione rispetto alle crisi della moda e alle ditte che soffrono la crisi della moda. Dall'altra parte la regione toscana è incapace di mettere in campo un'azione di governo di quella crisi e avere a disposizione oggi una finanziaria regionale che potesse intervenire in quei contesti, avere a disposizione oggi una finanziaria regionale che potesse sostenere il nostro tessuto imprenditoriale, le piccole e le medie aziende toscane che attraversano una crisi strutturale ma che pure rappresentano un'eccellenza a livello mondiale, sarebbe stato necessario e sarebbe stato fondamentale. Sì, io credo che in politica ci voglia anche il coraggio di assumersi le proprie responsabilità quando si fanno degli errori strategici, e questo è uno dei casi lampanti di questa legislatura. Fidi in questo momento non ha una mission, non ha una struttura, chiude il bilancio per la prima volta in pareggio, forse con un avanzo esclusivamente perché sono stati spostati dei dipendenti da Fidi a Sviluppo Toscana, che invece per la prima volta chiuderà in perdita proprio per aver acquisito queste ulteriori forze lavoro. Ci aspettavamo una comunicazione che guardasse lontano in termini di garanzia, in termini di missione, in termini di riorganizzazione di quella che noi riteniamo, lo abbiamo sempre detto in questi anni di legislatura, una società strategica per la regione toscana, per le nostre imprese, per i nostri distretti industriali. Invece ancora oggi, a distanza di 4 anni da quella che è stata una scelta che noi abbiamo definito scellerata, cioè quella di mandare allo sbando, perché così oggi mandare allo sbando una società come quella di Fidi Toscana, non sappiamo quali sono le volontà politiche e le scelte strategiche che la giunta regionale, ad un anno dalla chiusura di questo mandato, vuol porre in termini di Fidi Toscana. Nel 2024 51 sono state le collaborazioni esterne rispetto a circa 30 dell'anno precedente, con un esborso di 500.000 euro a fronte di 137.000 del 2023. Ora, mi capite e mi dite voi se questo non è il solito caravanserraglio dove ci si mette le persone, ma poi che dovrebbero essere coloro che agevolano le imprese industriali, le imprese artigiane toscane, e invece poi ci si affida a persone esterne per poter rendere loro il servizio. Quindi io credo che abbiamo l'ennesimo fallimento della politica regionale anche in questo caso per poter sistemare i soliti amici. L'aula di Palazzo del Pegaso nel corso delle ultime sedute ha approvato anche una legge che modifica la disciplina del trasporto sanitario. Vediamo tutti i dettagli.
Il Consiglio regionale ha approvato la legge che modifica la disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario, riducendo da 3 a 2 le tipologie di attività autorizzabili, ovvero il trasporto sanitario di base e quello di soccorso avanzato. L'atto è stato approvato con nessun voto contrario e la sola astensione del Movimento 5 Stelle. Intanto noi con questa legge introduciamo una semplificazione sulle autorizzazioni, per cui i mezzi di soccorso, di primo soccorso e di soccorso avanzato avranno un'unica modalità di autorizzazione, riducendo quindi da 3 a 2 le tipologie di autorizzazione che le associazioni devono realizzare. E poi nell'audizione della legge abbiamo avuto la dimostrazione di molte difficoltà nel rispettare alcuni requisiti, come quella dell'età dei mezzi, per una difficoltà oggettiva nel reperire mezzi, o alcune date sui volontari, sull'età dei volontari, e quindi abbiamo ritenuto, e con questa legge l'abbiamo fatto, di spostare il termine per l'attuazione del regolamento del 2021 al 31/12/2026, quindi ci saranno 2 anni in più per rispettare questi requisiti, una boccata di ossigeno per le associazioni che avevano chiesto con forza questa scelta, insomma. Si va nella direzione corretta perché il mondo del volontariato ci chiedeva una risposta importante. Molte volte nel territorio, soprattutto dopo il Covid, si fatica a strutturare equipaggi, si fatica a trovare autisti che siano anche soccorritori, e non si poteva disperdere l'esperienza di volontari che nel territorio svolgono questa attività ormai da anni. Quindi alleggerire i limiti anagrafici per consentire a persone che ancora sono nelle condizioni di farlo quel servizio, credo che sia una risposta veramente cogente, corretta, puntuale, che dà 2 anni di tempo in più anche per organizzarsi al mondo del volontariato. Pensate che molto volontariato nel territorio della Toscana diffusa è fatto da persone che poi sono quelle che poi di fatto, se tu perdi un volontario, perdi un valore straordinario, no? Fare il volontariato è offrire quello che più di bello hai nella vita, cioè il tempo agli altri, ma dedichi anche la tua stessa vita agli altri. Quindi è una norma che va in questa direzione, ascolta quello che appunto il mondo del volontariato fa, quello che ci chiedeva, e c'è una risposta puntuale, precisa della politica che va in quella direzione. Ed un'altra legge approvata dall'Assemblea regionale è stata quella relativa all'Art Bonus, con più sgravi fiscali da parte della Toscana. Vediamo. In Toscana gli sgravi IRAP per l'Art Bonus salgono dal 40 al 60% per i progetti di valenza regionale, e si allarga la platea dei beneficiari, includendo le manifestazioni di rievocazione storica e i progetti sul paesaggio. Lo prevede la legge approvata all'unanimità dall'Aula di Palazzo del Pegaso. La nuova normativa punta a consolidare l'Art Bonus come strumento strategico per il finanziamento dell'offerta culturale e per promuovere la riqualificazione sostenibile dei territori toscani, valorizzando il legame tra mecenati privati e la crescita culturale della comunità. Un bel gruppo di lavoro tecnico-politico che ha incrociato le proposte di legge della Giunta e del Consiglio e ha portato a questa riforma della norma regionale sull'Art Bonus. Devo dire che questo vantaggio fiscale collegato agli investimenti in campo culturale aveva già riscosso un certo successo ed è una norma ben congegnata. Con queste modifiche si vorrebbe consentire una migliore fruizione dei denari messi a disposizione dei contribuenti che vogliano usufruire di questo vantaggio sostenendo progetti culturali, attraverso dei meccanismi che lo rendano più vantaggioso rispetto anche al solo finanziamento con Art Bonus nazionale, perché la nostra legge prevede di concedere il beneficio sia a chi ha ottenuto anche il beneficio nazionale sia a chi autonomamente chiede solo il beneficio regionale. Questi due rami della legge erano tra loro non comunicanti. Con questa proposta rendiamo comunicanti 2 capitoli di spesa, in modo che se se ne esaurisce uno si possa passare le risorse a finanziare l'altro, e si innalza la percentuale del vantaggio fiscale al 60%. Poi ci sono delle novità invece di contenuto che riguardano sia i progetti finanziabili con Art Bonus, si è aggiunto tutto il tema della progettualità legale
legata al paesaggio, sì, abbiamo recepito un indirizzo del Consiglio che chiedeva di inserire tra i progetti culturali finanziabili quelli, diciamo, inerenti il tema delle rievocazioni storiche. Questi dunque erano i temi principali della puntata odierna della Voce del Consiglio. L'appuntamento, come sempre, per la prossima settimana, ovviamente su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.